Buongiorno amici di Gita Giù, ci troviamo oggi a Roma al Teatro Quirino dove si sta svolgendo l'assemblea unitaria delle RSU di tutte le maggiori sigle sindacali italiane. Professor Dotti, ci spiega bene le ragioni di questa iniziativa? E sono qui proprio anche come RSU. Le ragioni sono le stesse della protesta dell'anno scorso. Abbiamo una legge che verticalizza e gerarchizza la professione docente, dando il potere al preside, in una situazione quella della scuola dove invece è la rete che funziona, la collaborazione tra i colleghi. E poi sono 7 anni che non abbiamo un contratto, credo che sia ora di iniziare a pensare ad un contratto dei docenti che da troppi anni hanno lo stipendio fermo. Cambiare la legge 107 perché non è la buona scuola, è una schifezza. Non siamo assolutamente rassegnati ad accettare questa legge che noi riteniamo ingiusta, incostituzionale e dannosa per la scuola pubblica statale. L'incontro di oggi è una tappa della lunga lotta che noi intraprenderemo per arrivare a modificare le parti di questa legge che fanno più male. Con questa legge la scuola peggiora in termini di qualità formativa. Noi vogliamo essere portatori di un progetto radicalmente alternativo che consente alle bambine e bambine, alle ragazze e ragazzi di avere una scuola migliore e a chi lavora oggi all'interno della scuola di avere condizioni salariali e di diritti migliori rispetto a quelli attuali. L'IVA rappresenta la continuità della vertenzialità fatta dai sindacati maggiormente rappresentativi per mettere in discussione ancora una volta quei punti di questa presunta riforma che rappresentano i nodi cruciali per il buon funzionamento della scuola e per la tutela della professionalità del personale della scuola. C'è una volontà di far male alla scuola, ai docenti, c'è questo elemento che è irrazionale, ma l'elemento principale politico qual è? Che si scrivono le leggi della scuola con l'ottica amministrativa. La scuola non è amministrazione. L'obiettivo primario ovviamente di questa manifestazione è la tutela della scuola pubblica statale. La scuola si governa e si riforma attraverso la partecipazione e la condivisione, ampliando gli spazi di collegialità, di confronto e di contrattazione. La contrattazione è fattore importante di buon governo e di sostegno ad una vera innovazione. La sua valorizzazione è in questa fase obiettivo centrale dell'azione sindacale. Una centralità che proprio la presenza e il protagonismo delle componenti dell'RSU pone in grande rilevanza. Per ora è tutto, arrivederci, grazie, al prossimo appuntamento da Roma, Giuseppina Gagliardo per Gita TV.